Allora, lei, ma chi è questo qua? Lei è Fabio? Fabio, Sì, Fabio, 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 da dove viene? Da dove viene? vengo dal Monte Baldo, Da Monte Baldo? dalle alte cime del Monte Da Baldo. Sì, Monte Baldo, Qui c'è l'aria fresca, l'aria sana. E che attività svolge? Anche lì c'è uno che ti fa, Faccio il pastore, pastore sardo. purtroppo adesso ci sono i problemi, ci sono i lupi, abbiamo bisogno di volontariati che portano i croccantini ai lupi, se no ci mandano tutte le pecore. Le pecore, Abbiamo dei anche problemi perché non si sono accorti che i lupi non mangiano l'erba. l'erba. Ma con dei cinghiali che ci sono, insomma, E io ci ho trovato dei cinghiali. i cinghiali dovrebbero lasciare sul Monte Baldo Beh, solamente degli animali che si nutrono di cinghiali deve verdi, essere verde che verdi, perché se si nutrono della mia pelle loro. ma lei viene fuori Ma d'acqua. sai che non posso Ma com'è neanche. che ha quella capigliatura così oggi lei, che questa Ma sai capigliatura che una volta sono andato a sì. Fatui, avevo un sacchetto di croccantini, gli ho invitato i croccantini, ma che croccantini? Mi correvano dietro io. Ti qua, i lupi Ero di qua sulle dietro. piante, ce l'ho scopato. Cosa ho fatto? Niente, ho preso un lupo per la coda. Ha fatto il lupacchiotto a rosso, lupacchiotto. Il lupacchiotto. Allora, in bocca al lupo allora, per la sua attività. Ma questa capigliatura, l'ha presa dal lupo? Sarebbe meglio, il lupo non è che abbia la copriatura, guarda la mia pelle. La tua pelle? Sì. Ma è stato dalla parrucchiera, o dal barbiere che gli ha fatto No, i capelli sono una cosa naturale, crescono. Crescono come politici, crescono come politici. Oramai ci sono. Abbiamo più politici che operai. Ma sai perché? Sai perché ci sono più perché l'operaio prende di meno, poi ci fanno le manifestazioni, Quindi cosa vuol fare adesso? Vuole sindacare, vuole fare la manifestazione di protesta? Sì, la protesta, La sì. protesta operaia. Bene, allora gli auguro la buona fortuna Guarda, non sono mai stato fortunato. Avevo la fortuna alla portata di mano, non l'ho mai. Non so, non ci sono cascato. Perché? No, perché guarda, ero il miglior fornitore della zona. Lavoravo per Parlini, mi voleva Parlini. Nel 72 c'erano 1.000 dumper venduti in Cina di Di Parlini. Pallini. Prendevo i soldi, è andato su Prodi e Rutelli e hanno venduto le aziende alla Cina. Sono Dunque, quelli lì. andiamo davanti così. Non so quello che abbiano preso, ma so che l'ho preso una. Questo si può dire, devo mettere un bip qua, devo mettere un bip. Quindi diciamo, la presa da quelle Ma non parti. solo con quelle aziende lì, ha venduto tutte le Sì, aziende sì, sì. italiane, le migliori, altro che dopo. La presa da quelle parti, insomma, da quelle parti. C'è una voce. Non mi dispiace per i nostri politici che hanno rubato, mi dispiace per il futuro. Futuro Il futuro è stato. come prevede il futuro? Ma Mostruoso? il futuro, guarda, dopo la seconda guerra mondiale è migliore di questo futuro. È meglio Pe cosa? peggio di una guerra. Peggio una guerra. Quindi Peggio ma di una guerra. sta preparando dei missili atomici, della missilistica, ecco. Va bene, la ringrazio signor Fabius, comunque una bella complimenti per la capigliatura, faccio complimenti alla parrucchiera, alla barbiera, Alcuni politici sono, sai come sì. dire, io come dico quando uno Sì. mette le tecco, sai sono le tecco? Tecco, vuol dire? Tecco che non ci arriva, Non ci arriva, tecco, cioè che non ha un principio. I nostri politici di un tempo Sì. sono tutti ticchi, Tutti capisci? ticchi, quindi Ticchi nel senso, nel senso del ticchi. parlano e vogliono far credere le barzellette alle altre persone. Per fortuna ci sono il popolo italiano non è così stupido, è anche un po' meno ticco dei ticchi di alcuni politici e non so se si accorgono, non so se si sono accorti. Di cosa è la situazione? Va bene, allora la saluto, arrivederci, buona continuazione, grazie per il Corriere della Riviera Videos, la sua intervista che è andata sul Corriere della Riviera Videos, Buon anno e ci gentilmente siamo concessa, a un futuro migliore se non è peggiore. Allora, viva gnocchi, 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 sì, no, sì, le gnocche, le gnocche. intanto viva Carnevale, Via Carnevale, che di scherzo vale? Vale. Perché oggi Carnevale, Carnevale quindi fa, viva.
Allora buona continuazione, arrivederci, arrivederci. Ciao, continui così.